Allora, siamo con Claudia Guidi a Presa Diretta. In realtà domenica 7 andrà in onda perché c'è una puntata, diciamo, dedicata alla prostituzione, ma soprattutto in parte, diciamo, dedicata alla prostituzione minorile. In questa parte tu fai il personaggio della ragazzina più piccola, che ovviamente è del caso ovviamente delle ragazze baby squillo dei Parioli. Allora, innanzitutto, come sei entrata in questo personaggio? E quanto ovviamente questo personaggio tu l'hai voluto in qualche modo valorizzare? Allora, come diceva la mia collega, siamo partiti da uno studio delle fonti e di informazione e di osservazione per quanto mi riguarda degli adolescenti, ma in questo caso c'è parecchia differenza perché fanno una scelta molto forte e la mia in particolare viene un po' trascinata in questa cosa dalla più grande. Quindi in realtà forse parte da un desiderio un po' di uniformarsi a questa cosa o di copiare la più grande, non lo so, perché poi queste ragazze dicono molto poco su questo. E poi in realtà ho cercato di essere molto semplice, perché è impossibile pensare di capire psicologicamente le scelte. Credo che queste ragazze in realtà ne fossero anche poco coscienti, quindi la semplicità. Quindi secondo te queste quindicenni non erano ovviamente coscienti di quello che stavano facendo? Ma alcune volte parlano di questo sdoppiamento di personalità e di vita, di quando lavorano e quando tornano nella vita quotidiana. Ne erano coscienti nel senso che lo facevano, però non credo si rendessero conto realmente della gravità e delle conseguenze di quello che andavano a fare. Secondo te cosa hanno perso della loro vita facendo questo mestiere, facendo queste scelte? Cosa hanno perso? Intanto la bellezza dell'adolescenza, l'ingenuità dell'adolescenza, il divertimento stupido, semplice dell'adolescenza, si sono perse il tempo con gli amici, si sono Certo. perse. Tu ovviamente hai recitato questa parte. Hai pensato nel momento in cui recitavi o ti è venuto in mente in quando recitavi la tua età giovanile, Sì, in 15 anni, diciamo. ovviamente, sì, era molto E su diversa, che cosa hai insomma. pensato? Qual era il pensiero primario che ti è venuto in mente? Se te lo ricordi, Il primo ovviamente. pensiero è che si sentissero più grandi di quello della loro età. Il primo pensiero è stato di vedere già due donne invece che due ragazzine. Io ero molto più piccola, a 15 anni, a 14 anni, avevo proprio tutto un altro tipo Ecco, che messaggio ti senti di dare alle ragazze di 15 anni oggi che ovviamente possono meno... Cioè, che messaggio gli vuoi mandare a loro? Cioè, nel senso, il messaggio è legato al personaggio, ma nello stesso tempo legato alla vita. Se c'è. È tosto da dire. Io penso di fare attenzione a quali sono le cose veramente importanti, ai valori, ma più che a quelli, a fare ciò che rende veramente felici, senza considerare troppo i messaggi che vengono dall'esterno, che sono Bene, ultima adesso. domanda, quali sono i tuoi programmi futuri? Allora, io ho concluso la mia esperienza in accademia, 3 anni di studio, adesso ho uno spettacolo a ottobre, sempre con l'accademia, con la compagnia, al Teatro Aura a metà ottobre, e quindi per ora ho questo progetto e poi non lo so. Benissimo, allora tante belle cose e auguri, Grazie, di nuovo. grazie.